ritrovati ad una nuova puntata di Femminile Plurale, lo spazio che Teledeon dedica alle voci delle donne, protagoniste del territorio, ma anche di tanti argomenti che sono in qualche modo affini alla sensibilità delle donne. In realtà oggi ci occupiamo di teatro, un argomento assolutamente trasversale, ma la protagonista è una donna, in realtà già ospite di Femminile Plurale. Qualche puntata fa abbiamo parlato della sua ultima produzione, cioè Don Lorenzo Milani, e oggi invece viene a parlarci di un'altra esperienza che coinvolge tantissime, come dire, fasce di età, insomma, è assolutamente un'esperienza trasversale molto curiosa. Sto parlando di Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi. Ben trovata Stefania. Ben trovata. Accanto a lei Luigi Armillotta, partecipante di questo progetto. Possiamo dire una delle protagoniste della prima ora di questo progetto, perché immaginate 200 tra bambini, adolescenti e poi nella fase finale anche adulti, impegnati in un progetto di contaminazione tra generazioni che avviene attraverso il teatro. A questo aggiungeteci Elsa Morante e Shakespeare e avrete Hashtag in coro, un inno civile collettivo, appunto un coro che viene restituito con un momento pubblico alla comunità. Stefania, già i numeri parlano da soli, 200 tra bambini e adolescenti, beh, impegnativo. Impegnativo, sì, però quello che ci siamo detti con Cosimo Severo, che insieme a me appunto è l'ideatore e il curatore del progetto e poi fa i laboratori, e che abbiamo scoperto quest'anno, forse dopo questo risultato sui grandi numeri, che questo progetto avrebbe avuto lo stesso valore se fosse stato fatto anche per tre persone, per il portato che si porta addosso, perché ci sono in coro riunisce progetti trasversali. Ecco, raccontiamoli, insomma, facciamo capire, è un progetto multisfaccettato perché ha diversi sì. elementi che però poi confluiranno in questo evento finale, corale certo. appunto, che però è l'ultimo di un percorso. Sì, ecco. Di un percorso, tra l'altro in alcuni casi pluriennale. Il primo, ci sono dentro dagli 80 ai 100 bambini di un coro di voci bianche, di una scuola, di un istituto di Manfredonia, che il nostro referente musicale Fabio Trimigno segue tutti gli anni con percorsi di coralità. E abbiamo pensato di tirare dentro anche loro, facendogli però cantare un rap sulla canzone degli FP, scritto apposta per loro, naturalmente giocando con le parole. E poi c'è l'Orchestra dei Felici Pochi, che è nata da un progetto, la Casa del Teatro e della Musica, che abbiamo attivato in teatro nel 2015. E questo progetto adesso raccoglie 27 musicisti giovanissimi che hanno dai 6 ai 26 anni e che tutti insieme, ognuno arriva, porta il suo strumento, dice io so fare di più, io so fare poco, io ho fatto, cioè sono preparato, e crescono insieme per costruire delle colonne sonore originali, per lavorare su dei brani specifici sotto la guida di Fabio, e loro insomma avranno anche loro un momento all'interno di Incoro. Poi c'è il lavoro con gli adolescenti, che è teatro diffuso, lo chiamiamo così, ed è nato nel 2013 quando dovevamo rispondere in qualche modo a un momento di passaggio dell'Europa, nel senso che c'era il passaggio dell'asse dei PON 2007-2013 a quello 2014-20 e c'è sempre un momento di vacatio a quel punto, e noi rischiavamo di perdere quella che era la relazione stabile con le scuole, soprattutto con i ragazzi. Quindi ci siamo guardati con Cosimo e ci siamo detti facciamolo in teatro, abbiamo la fortuna di gestire un teatro comunale, ha detto facciamolo qui. Ricordiamo che la Bottega degli Apocrifi a Manfredonia ha la gestione del teatro comunale di Manfredonia e soprattutto dal 2008 cura la residenza artistica che viene alimentata lì dentro, cioè non solo gli spettacoli ma appunto i laboratori, gli incontri di avvicinamento, e soprattutto prova a fare in modo che questo spazio sia una casa abitata a disposizione della città. Nella città i ragazzi sicuramente sono per noi degli interlocutori privilegiati, cioè facciamo delle preferenze, non possiamo negarlo, quindi sì. E abbiamo pensato di farlo in teatro, ci siamo detti vediamo se arrivano, anche se non ci sono i tutor, le scuole, gli insegnanti direttamente dietro che possano poi monitorarli. Abbiamo aperto una call
e sono arrivati 100 ragazzi. Quando sono arrivati in 100 abbiamo... Poi inaspettatamente. Abbastanza, molto inaspettatamente, e lì soprattutto abbiamo capito che era un impegno che non si poteva più tradire. Quindi da allora ogni anno noi facciamo, anche se alcuni PON ripartono, tornano i progetti nelle scuole, noi facciamo questo progetto gratuito aperto a tutti gli adolescenti dagli 11 ai 19 anni, dove poi vedi i più grandi prendersi cura dei più piccoli, spiegarsi le cose a vicenda, vedi quello che è una comunità ideale naturalmente, fatta dentro il teatro. E quindi ci sono poi appunto questi ragazzi che insieme a noi hanno letto la canzone degli FP e degli M di Elsa Morante, che ci aiutano a raccordarla passandola a tutti gli altri. E tra questi ci sono anche, leggo, 20 ragazzi del progetto Alternanza Scuola-Lavoro? Sì, i ragazzi dell'Alternanza Scuola-Lavoro dell'Istituto Roncalli di Manfredonia hanno deciso di fare un progetto con noi, e quello che noi gli abbiamo proposto come alternanza era provare a fargli vedere la vita che c'è dentro un teatro. Perché pensare che una classe intera di 20 ragazzi possa venire in teatro per seguire una mansione, anche perché non abbiamo degli spazi di ufficio, risultava molto limitante, anche perché noi abbiamo scoperto sulla nostra pelle che non c'è una mansione definita, cioè i confini sono abbastanza fluidi. O almeno che ognuno, per fare bene il proprio ruolo, deve avere contezza di tutto quello che sta succedendo e che fanno gli altri. Quindi i ragazzi dell'alternanza hanno seguito con noi la fase di preparazione del progetto, alcune fasi di laboratorio, la fase della comunicazione, e adesso l'ultimo giorno lo faranno con noi, cioè l'hanno fatto con noi il 12, riuscendo in qualche modo a indirizzare e guidare il pubblico. Gli attori che collaborano con la compagnia, tra cui Raffaella Giancipoli, anche lei insomma una gradita amica del Salotto di Femminile Plurale, e Salvatore Marci. Sì, loro sono gli attori che hanno lavorato con noi, alcuni degli attori che hanno lavorato con noi sul Lorenzo Milani, l'ultimo spettacolo serale prodotto, e noi abbiamo raccontato loro il legame che c'era per noi, per me e Cosimo, tra lo spettacolo che abbiamo fatto e tutto il lavoro che facciamo quotidianamente con i ragazzi a Manfredonia. E loro, allo stesso modo in cui sono entrati parte, cioè sono entrati a far parte dello spettacolo e l'hanno fatto proprio, si sono appropriati anche di questo lavoro, nel senso che ne hanno sposato non solo la restituzione artistica, ma anche le ragioni. E sposandone le ragioni non hanno potuto che avere voglia di venire a fare questa festa insieme a noi. Ai ragazzi. Sì. Sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale. Felici tutti. Forse il primo segreto essenziale della felicità si potrebbe ancora ritrovare. L'importante sarebbe di rimettersi a cercare. Sì. Hai individuato in questo incipit proprio la ragione. Sì, la ragione di tutto il lavoro. Facciamo un passo indietro, spieghiamo ecco di che cosa stiamo parlando. Questa è il pre-finale, diciamo, di Elsa Morante, proprio della canzone degli FP e degli M. E è un richiamo, è un inno, noi l'abbiamo definito un inno collettivo alla felicità, dove in qualche modo un gruppo minoritario, anche se sono tanti abbiamo detto, però minoritario, di felici pochi, prova a contagiare una comunità intera. Quindi, e lo fa proprio provando a cercare dentro alla comunità quello che di buono si può tirare fuori. Non è semplice portare Elsa Morante e far conoscere Elsa Morante ai ragazzi, e poi leggevo anche di Shakespeare, quindi è abbastanza impegnativo. Poi sentiamo la voce una delle protagoniste. Certo. Proporre Elsa Morante, per quanto si stia ragionando di, in questo caso, di un'opera destinata ai ragazzi, il mondo salvato dai ragazzini e altri scherzi simili. Quindi, diciamo, sebbene abbiano un pubblico definito, però i ragazzi insomma si impegnano un po' per capire Elsa Morante. Guarda, io mi sono accorta, ho fatto la stessa tua constatazione, penso l'anno scorso era, perché c'era Cosimo sul palco, e siccome erano tipo un centinaio proprio quel giorno, c'erano quasi tutti insieme, quindi non stavano facendo attività in quel momento, anche perché dovevamo ancora capire la logistica, cioè mettiamoci in sala, mettiamoci, e quindi erano tutti quanti in questo cerchio sul palco, e io ero tornata da un laboratorio fuori, quindi sono passata di sfuggita e ho visto tutti loro molto attenti, ho detto chissà che cosa succede, poi li ho visti con delle fotocopie in mano e stavano leggendo la canzone.
E lì ho detto, beh, faccio una foto, perché che mi si venga poi a dire che certo, appunto non hanno voglia, non sono interessati. Assolutamente sì. E invece proprio è l'esempio plastico di come ai certo, ragazzi, ai bambini, bisogna dare degli stimoli giusti, perché... E di più, bisogna riuscire a cogliere quelli che loro ci danno, perché ce ne danno continuamente tantissimi. E riuscire a cogliere quello vuol dire poter aprire un mondo. Senza però dimenticare che il teatro è prima di tutto, e resta prima di tutto, un gioco. Certo, sempre. Sempre, perché però è un gioco, lo diciamo spesso, lo diciamo sempre nei laboratori, è un gioco vero però, è un gioco come giocano i bambini, che abbiamo delle regole, le stabiliamo insieme, questa è la felicità del laboratorio teatrale, ma una volta che le abbiamo stabilite e che servono a tutti, allora si rispettano. E infatti li invitiamo sempre, ragazzi, pensate ai vostri fratelli più piccoli, pensate a quando giocavate, cioè funziona se si gioca tutti quanti seriamente, non funziona più se due giocano seriamente e uno gioca per finta senza mm-hmm. energia. E quindi sì, un gioco serio, serissimo. Io direi di guardare subito un primissimo contributo che ci avete portato, e vi ringrazio per questo, per capire anche di che cosa stiamo parlando. Certo. Non specificamente di Incoro, però ecco, ci dà l'idea di come la Bottega degli Apocrifi a lavorare con i ragazzi, con gli adolescenti, ci ha pensato già da qualche anno. Guardiamo con gli occhi aperti, quindi l'esperienza del teatro diffuso, poi la commentiamo in studio. Guardiamo. Sì. Chiudete gli occhi e lasciate l'energia scorrere nel vostro corpo. La mia esperienza teatrale parte dalla scuola elementare, però iniziando dal primo superiore ho preso parte a questo progetto. 3 anni li ho passati con la Bottega degli Apocrifi ed è stata proprio una bella esperienza per me, perché mi hanno aiutato a sbloccarmi tantissimo e inoltre ho imparato a relazionarmi meglio anche con gli altri e ad usare meglio la mia voce in base alle situazioni. Trovo che sia un'esperienza che davvero ti fa crescere, in cui ti senti libero, mi sono sentita libera, anche magari in un personaggio che interpreti, perché comunque proprio la Bottega degli Apocrifi, quindi Cosimo, il nostro regista, ci ha fatto sempre sentire a nostro agio e ha costruito magari i personaggi in base al nostro carattere. Inizio! Il teatro per me è vita, interpretazione, voglia di divertirsi, perché alla fine devi saper recitare, alla fine significa sapersi adattare alle situazioni che ti si propinano. Questo è il terzo anno che ho provato questa esperienza col teatro ed è un qualcosa che ha cambiato completamente il modo di vedere quello che pensavo fosse il teatro. In realtà io pensavo fosse un qualcosa legato molto agli schemi classici, uno dice la battuta e finisce così. In realtà è tutt'altro, è esprimere quello che si ha dentro in ogni forma possibile e immaginabile.
Per me il teatro rappresenta un po' una realtà parallela, cioè grazie al teatro ritrovo un po' il mio mondo ed è qui che forse riesco a essere più me stessa che con qualsiasi altra persona in qualsiasi altro luogo. Questa esperienza è molto preziosa da vari punti di vista, perché ti fa conoscere per esempio delle cose che tu non conoscevi su di te, che però sei in grado di fare. Sono totalmente cambiato. Da essere un ragazzo chiuso che non parlava con nessuno, che in classe si isolava, si metteva all'angolo, sono diventato il ragazzo che si metteva in gioco. Spero che resti sempre qui, nel senso che se tu vieni qui sai che troverai la bottega degli apocrifi e sai che ci saranno i laboratori e comunque sai che ci sarà sempre qualcosa che faranno qui. Se non dovesse esserci più la bottega sarebbe un bel guaio, perché comunque ci sono, penso come me, tantissimi altri ragazzi che hanno la passione per il teatro o che comunque vogliono mettersi in gioco con un'esperienza del genere. E quindi verrebbe sottratta tantissima possibilità a tantissimi ragazzi. Caso di partire dall'inizio, avendo preso parte a 27 progetti europei finanziati sulla comunicazione attiva, ho fatto da ora. Trovo nel teatro un mondo quasi completo, un mondo a 360 gradi, quindi non solo di conoscenza, divertimento e anche sofferenza. Infatti ci viene ripetuto anche varie volte, non per niente ci viene ripetuto più volte. Cosimo, io li voglio bene sinceramente, anche se è il primo anno che lo conosco, perché mi mette tranquillità, cioè proprio ascoltarlo parlare ti rilassa e poi è pazzo, perché qualsiasi cosa gli venga in mente lui la mette in atto e la mette in scena. Io vengo da sempre a teatro con i miei genitori, mia mamma mi ha sempre portato a teatro proprio per farmi conoscere questo. E sì, vorrei dire un grande grazie proprio perché è bellissimo, è una bellissima esperienza e poi ti rendono liberi, felici e spensierati, anche per strada ormai non ho più paura di quello che pensa la gente. Noi siamo liberi di essere noi stessi, appunto, di poter esprimerci, di poter essere noi in un contesto al di fuori della società, per quanto essa sia molto opprimente. Il teatro per me è vita, è l'esistenza. Boh, da quando l'ho conosciuto sei una persona. Da quando... Boh, è bellissimo. Salgo su un palco, mi sento vivo, cosa che non accade quando vivo.
Eccoci rientrati in studio. Teatro diffuso nasce, se non sbaglio, nel 2013, sì, quando insomma ci si confronta un po' con la realtà scolastica che pone qualche difficoltà rispetto all'offerta formativa. Si immagina questo percorso alternativo? Sì. L'abbiamo immaginato così perché appunto non avevamo voglia di allentare una relazione, perché molto spesso ci si dice va bene, quest'anno non si può fare, si farà l'anno prossimo. Quello che abbiamo imparato è che se si lascia perdere va via, e quindi abbiamo deciso che doveva continuare ad esistere, e poi ha continuato ad esistere appunto come in coro, e lui già c'è dal primo anno di teatro diffuso. Ecco, raccontiamo, sentiamo proprio la sua esperienza. Nasce nel 2013, infatti ti ho presentato Luigia dicendo proprio che sei stata una delle protagoniste fin dal primo momento, anno, no? Sì. Ecco, perché questa scelta di avvicinarti a questa esperienza? Chi te l'aveva suggerita? Come sei arrivata a conoscere questa proposta? Ecco. Allora, io nel 2013 facevo ancora la terza media e a scuola un giorno una professoressa venne ad avvisarci di questo laboratorio di teatro diffuso e sinceramente non so cosa mi abbia spinto a provare e ad iscrivermi a questo laboratorio, però ci volevo andare, volevo vedere di cosa si trattasse. Così sono andata lì il primo giorno e c'è stato un qualcosa di completamente inaspettato. Un mondo che non conoscevi, no? No, immagino. Assolutamente, ma che non mi immaginavo neanche, perché solitamente quando si pensa al teatro è qualcosa si pensa, che sia molto distante, sì, dai ragazzi. Appunto, ecco, a un palcoscenico, degli attori con regole, monologhi, battute, dialoghi, ma non era assolutamente così, era semplicemente un mettersi alla prova, conoscersi insieme. Beh, le immagini almeno le abbiamo viste, no? Molto esattamente, dinamico. Sì. Poi anche una corporeità in primo piano, no? Che sì, è, esatto, diciamo, l'elemento su cui energia, forse ecco, si parte dall'energia, appunto. E così io da quel giorno poi non ho più smesso, mi sono innamorata, è stato un colpo di fulmine. Non saprei come descriverlo con altre parole. E ho deciso poi da quell'appuntamento di continuare quell'anno e gli anni successivi, infatti sono al ormai sesto, sì, anno. Sì, purtroppo dovrò lasciarlo per l'università, però spero di continuare. Riuscire comunque a mantenere un contatto, certo, sì, assolutamente, perché... Ecco. Lo non mollo. Positivo. Sì. Ascolta Luigia, dalle testimonianze che abbiamo ascoltato, le interviste che avete raccolto, ci raccontano come di questa esperienza teatrale non sia appunto unicamente teatrale, cioè quello che avviene all'interno, ma è un'esperienza che si continua a portare anche fuori. Quindi sì, chi riesce in qualche modo a gestire le proprie emozioni, la propria energia, certo, a cambiare anche il rapporto con l'altro, poi sentiremo il parere della drammaturga in questo caso, la condividi come certo, esperienza, come visione? Certamente, perché io in primis ho sperimentato questo passaggio, diciamo, in un certo senso, perché è grazie al teatro che io adesso sono questa, in un certo senso. Cioè, il teatro in un certo senso mi ha salvato tante volte, mi ha tirato fuori da diverse situazioni in cui ero e mi ha aperto un mondo che però non era un mondo a parte, era semplicemente il mondo vero in cui io volevo stare, in cui mi riconoscevo, ma non solo in un rapporto con me stessa, anche con gli altri, perché comunque si conoscono tanti ragazzi, certo, anche adulti ovviamente, che ti rendi conto che sono molto più simili a te di quanto non credi. E quindi è come se mi fossi riconosciuta in me stessa e anche negli altri. Quindi c'è stato questo scambio, questo rapporto continuo tra gli altri che frequentavano il laboratorio, anche con Stefania, Cosimo, che sono state delle guide, delle sorte di mentori proprio, appunto. Punti di riferimento. Sì, dei punti di riferimento, ecco, che sono stati fondamentali comunque in tutta la mia esperienza e continueranno ad esserlo. Certo. Sì. Stefania, è così, no? Cioè, non solo un'esperienza appunto teatrale, nel senso più stretto, diciamo, del termine, ma
serve a loro anche per affrontare la vita fuori. È sempre quella cosa che dicevamo del gioco, no? E se lo fai seriamente è vero e quindi è poi con i ragazzi adolescenti è anche ancor più da una parte entusiasmante, però dall'altra chiama una sfida anche è uno stimolo costante e reciproco, nel senso che anche chi sta dall'altra parte, no? Poi non c'è chi insegna il teatro nei nostri laboratori, c'è chi lo guida, cioè chi in quel momento si fa guida di una ricerca insieme. C'era Freire che diceva questa cosa bellissima: educarsi significa nessuno educa nessun altro, ci si educa solamente insieme, rispondendo insieme alle sfide della vita. Allora, quello che noi riusciamo a fare nei laboratori è quello. Abbiamo un grande vantaggio. Abbiamo il vantaggio che il laboratorio, lo dice la parola stessa, è un luogo dove si fanno esperimenti, dove si prova. È un luogo dove il tentativo è fondamentale e l'errore non solo è possibile, ma è necessario. Cioè, in un contesto che ci dice che non possiamo sbagliare, che dobbiamo avere le idee chiare, no? Ne parlavamo anche prima in macchina, devo avere le idee, devo sapere cosa fare, dove andare. Altamente non performativi, posso sbagliare, no? Non posso sbagliare, ho una serie di test o di crocette e i punti. Arriva un posto, immaginati un posto dove ci si può incontrare in quanti ci pare, a costo di proprio cercare di allargare gli spazi del teatro. Abbiamo provato a spingere le pareti. E tu puoi, anzi non è che puoi, tu hai il diritto di sbagliare. Cioè il diritto di sbagliare, di capire poi insieme dove hai sbagliato e di rifarlo insieme. Credo che questa sia la metafora, se dovessi sceglierne una sola, è questa, proprio il diritto all'errore e alla ripartenza. Sì. Ed è proprio da questa dalla risposta dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti che vi ha fatto scommettere sull'idea che una città intera addirittura potesse rispondere e si potesse lasciar contagiare proprio da questa esperienza positiva e corale. Ed è qui che è nato appunto hashtag in coro, che ha aperto le porte anche agli adulti, a condizione che almeno una volta nella vita, leggo, avessero ceduto alla tentazione di essere felici e fossero disposti a rifarlo. Credo che forse con gli adulti non sia stato così. È più difficile. Ci sono alcuni adulti illuminati, li chiamo io, ma nel senso che la felicità proprio ha un costo. Ha un costo in termini di tempo innanzitutto, cioè per essere felici bisogna anche prendersi il tempo di essere felici. E presuppone una serie di rinunce. Rinunce nel senso che tutto quello che è sempre così importante, così che ci porta sempre da un'altra parte, a un certo punto deve smettere di essere così importante e quindi essere lì in quel momento, che poi alla fine il teatro è quello, no? È l'incontro vivo tra persone vive. Esatto. Stefania, il 12 maggio l'evento conclusivo di In Coro, che cosa è successo in questa giornata? Che cosa ha guardato il pubblico e che adesso vedremo anche noi, no? Che cosa è accaduto? Il 12 maggio è stata una giornata intanto attesissima, perché questo progetto è stato, il momento finale è stato rimandato due volte causa pioggia, fino a che abbiamo detto va bene, si fa, perché i felici pochi comunque non avranno mica paura della pioggia, cioè non hanno paura di niente. Quindi il 12 maggio si è deciso e si è fatto In Coro. Le persone hanno visto tante cose insieme, sicuramente hanno visto innanzitutto cosa che ci sta a cuore, anche se non è magari la nostra prima vocazione, però hanno visto un castello. Hanno visto alcuni il loro castello, quelli che sono venuti da fuori, hanno visto questo spazio, questo bene comune in qualche modo restituito alla città. Parliamo del castello Svevo Angioino di Manfredonia. E hanno visto un luogo sicuramente prezioso per la città, simbolo della città, da cui si sono levate delle parole simbolo della libertà dei cittadini, in qualche modo. E quindi parole importanti in un luogo importante. Hanno visto dei ragazzi appropriarsi di questo luogo, dei ragazzi e dei bambini appropriarsi di questo luogo. Hanno visto che in una sala d'armi, oltre a appunto il suono delle armi, dei cavalli, può risuonare un coro festoso di gioia, ma di gioia, come dire, una gioia feroce, una gioia fatta di forza, di energia, quella che dicevamo prima, perché sia i bambini che gli adolescenti hanno lavorato sul rap, per esempio, quando hanno messo in canzone le parole di Elsa Morante. E soprattutto hanno visto adulti e bambini e ragazzi lavorare insieme,
questo insieme anche a poi a delle professionalità, perché c'erano gli attori, c'erano i musicisti e c'erano appunto il regista Cosimo Severo, cioè vedere insieme professionalità ed età diverse che provano a raccontare una storia comune, credo che sia un tentativo di riscrittura piccolissimo, però della storia di una comunità. Esatto. E allora guardiamole insieme queste immagini, poi le commentiamo in studio. Se accendono le stelle, vuol dire che qualcuno ne ha bisogno. Vuol dire che qualcuno vuole che esse siano. Vuol dire che qualcuno chiama perle questi piccoli sputi. Che significa IM? Sono tutti gli altri. Lorenzo Milani, nato ricco, vissuto prete, è morto maestro degli ultimi di cancro in età di 47 anni nel 1967. Pier Paolo Pasolini, pensatore rivoluzionario, morto ammazzato in età di 53 anni nel 1975. Quando meno te lo aspetti, sul tuo banchetto rispuntano a zompare sui vostri piatti. Quelli sono incredibili, inconcepibili,
inammissibili, quelli sono tutti matti! Sappiatelo, oh padri meschini, infelici molti d'ogni paese, che se ancora il corpo dei vecchi resiste in questo vostro mondo di sangue e di denti, è perché passano ancora quelle poche voci illese con le loro allegre notizie. Eccoci rientrati in studio e le immagini le lasciamo parlare da sole, perché sicuramente non arriva attraverso il televisore, attraverso le immagini, quella che è l'energia che si sprigiona in questo contesto. Però Stefania, la Bottega degli Apocrifi, è, come dicevamo prima, è da tempo lontano che segue appunto i ragazzi, gli adolescenti nella formazione, nella produzione, e anche qui abbiamo un contributo, cioè l'Orlando Suite, che sì, risale al 2010 e che rappresenta un po' il primo esperimento di questo tipo di teatro fatto appunto con sì, i ragazzi. Ce lo descrivi? Nel senso che noi siamo arrivati a Manfredonia nel 2004 e come prima cosa siamo andati a cercare i ragazzi per fare il teatro insieme a loro nelle scuole. Nel 2010 è arrivata l'idea che non fossero poi così distinti il nostro percorso di ricerca artistica e il nostro percorso di contaminazione della comunità. Abbiamo provato a metterli insieme, anche perché era già successo con alcuni spettacoli, con Sottosopra che parlava dell'Enichem e delle donne, con Controra che parlava degli stranieri e quindi dei migranti arrivati a Manfredonia. E abbiamo sempre mescolato i professionisti con i non professionisti. Cioè in qualche modo abbiamo cercato di tirare dentro gli spettacoli quelli che erano pezzi di città importanti. Nel 2010 abbiamo pensato che potesse essere il momento di lavorare con gli adolescenti. Lo abbiamo fatto d'estate con Orlando Suite, è un progetto nato da un bando che ha visto stringere un patto formativo, cioè un accordo formativo tra Bottega degli Apocrifi, l'amministrazione comunale di Manfredonia, che ha donato dei bonus, in quel caso libro, per acquisti di testi teatrali ai ragazzi, e le famiglie dei ragazzi. È stato sottoscritto questo patto, in base al quale 20 ragazzi scelti naturalmente sulla motivazione, anche se poi erano 22 perché non abbiamo avuto cuore, cioè erano motivati anche quei due, vabbè, ci mancherebbe, e facendo con loro però proprio un percorso non di laboratorio più semplice come quello che possiamo affrontare magari nelle scuole, ma facendoli venire in teatro. Abbiamo iniziato lì a far venire i ragazzi in teatro e a fargli vedere come funziona la nascita di uno spettacolo, cioè come nasce. C'è il momento in cui si gioca per creare l'allestimento e le scene, ma c'è il momento in cui si lavora insieme sul testo, c'è il lavoro di illuminotecnica, ci sono le luci che raccontano una storia, c'è tutta la questione audio, la scelta dei brani. Quindi loro hanno fatto insieme a noi completamente due mesi d'estate a Manfredonia, in un posto di mare. Loro venivano i pomeriggi perché noi facevamo Orlando Suite. E guardate le immagini, in effetti sono sì, cioè particolarmente intense. Oh.
Montato benissimo, un contributo video che in questo caso insomma ci fa capire quanto sia stato vissuto in maniera intensa, no? Quell'estate a teatro. Vissuto anche da chi l'ha montato, perché Dino e Silvano della società P2, che ha fatto queste riprese, è stata con noi praticamente tutto il tempo, quindi è il video che abbiamo visto è il racconto a loro volta di quella che era la nostra storia. E in effetti è molto molto empatico rispetto a quello che avveniva appunto nell'esperienza teatrale. Tu non facevi parte di questo. Non ancora, no. Però, sono arrivata 3 però anni sai, tardi. Sai insomma di che cosa stiamo parlando, l'hai sì, visto? Penso sia stato un che po' l'inizio di tutto il percorso che poi c'è stato dopo e continua ad esserci. Io credo che sia fondamentale offrire questo tipo di opportunità ai ragazzi, soprattutto agli adolescenti, certo. Perché penso siano il punto di partenza, proprio la materia prima in un certo senso per poi costruire qualcosa in futuro, diciamo. Quindi anche da quello che ho visto, penso appunto che sia stato molto molto importante e significativo, sia da un punto di vista più appunto magari cittadino, collettivo, che si tratti di scuole o del rapporto tra il teatro e la città, sia per i ragazzi stessi, quindi certo. In maniera più individuale, certo. Perché come ho anche detto prima è un'esperienza veramente importante da più punti di vista, sia per la propria formazione, crescita, certo. Ecco, non formazione, crescita appunto, sia per il rapporto che si instaura con l'altro. Quindi per esperienza e crescita non solo individuale, ma anche, ecco, sì, ecco. Come dicevamo prima, rispetto all'altro, rispetto quindi all'altro, sì. In un'ottica di socialità, no? Certo. È fondamentale anche questa. Stefania, non manca però la componente internazionale in questa progettualità della Bottega sì. degli Apocrifi, che risale al 2013. Uno dei progetti, sì, uno dei progetti risale al 2013, ne abbiamo fatti 3 appunto fino al 2016, abbiamo curato anche workshop internazionali, sicuramente insomma tra gli obiettivi c'è quello di tornare a farlo. E nel 2013 c'è stato un percorso interessante perché abbiamo lavorato con gli stranieri anche qui su Pasolini prevalentemente. E raccontare Pasolini agli stranieri non è sempre semplice, erano 20 cittadini venivano dalla comunità europea. E è stato anche lì un lavoro proprio di scalpello, proprio molto, molto sottile, e per non farci mancare niente, sempre per cercare di mettere insieme, abbiamo coinvolto la banda della città di Manfredonia a un certo punto, e siamo riusciti a parlare insieme di precariato, perché c'era un ragazzo portoghese che giustamente avvertiva il problema abbastanza seriamente, insieme alle questioni climatiche, che erano l'unica ossessione di un britannico, invece proprio british, che diceva precariato da me no. E riuscire a mettere insieme i vari punti di vista con Pasolini è stata un'altra bella sfida. Questo ci aiuta, perché molto spesso pensiamo che è il posto che ti permette di fare delle cose o di non farle. E sicuramente, a volte è così. Sicuramente il posto ha un'incidenza su quello che fai. È vero che più del posto, o meglio, è vero che il posto lo fanno le persone. Ecco. Sì. Anche qui abbiamo un bellissimo contributo che vi consiglio di guardare. Thank you.
tutta una merda, è tua colpa, per tua causa, merda, sto a ir embora, e non tengo lavoro, aqui, tem que ir para dar comer aos filhos, e tu basta ganhar para isso, porquê? Há pessoas a morrer, compreendes? Há pessoas a morrer, o que é que tu fazes? Nada? Porquê? Sentirò. Bene. E voi? State tutti bene? Sì. Voi state tutti? Bene. Vi salverò. Vi salverò. Tutti. Via! Eccoci rientrati in studio e la particolarità di queste interviste che avete raccolto sono dichiarazioni prese dal vivo appena accadevano, no? Quindi sono di reazione, sono abbastanza emotive perché accadono nel momento stesso in cui le vedete nel momento in cui sono state appunto registrate, sono state riprese. Ci danno appunto la misura, come dicevamo prima, di quanto vengano vissute pienamente queste esperienze. Però io vorrei concludere, Stefania, facendo riferimento a Punti di Teatro, che è diciamo l'elemento, ecco, di cui abbiamo parlato peraltro anche nella scorsa puntata, sì, quando sei venuta qui insieme a Nunzia Antonino e ci avete raccontato la bellissima esperienza di Lorenzo Milani. Che cos'ha di particolare questa esperienza? Allora, le puntine di teatro sono state realizzate dagli amici di Punes insieme alla compagnia Arma Maxa di Celia Messapica con Enrico Messina e loro avevano deciso di girare alcuni teatri di Puglia per raccontare un pochino che cosa succedeva, perché poi la Puglia è lunga e siamo a sud, insomma tutta quella questione di svantaggi. Anche molto diversa. Sì, ma anche Puntine di Teatro è stato un progetto, credo che è servito a segnare le distanze, ma semplicemente per renderle percorribili. Cioè ti faccio vedere quanto è lontano, però ti faccio vedere che ci si arriva. E con noi hanno fatto un approfondimento sul Lorenzo Milani, appunto, e hanno fatto un approfondimento su quella che era una giornata di normale programmazione in matinée, ecco. Quindi uno spettacolo delle scuole, di una compagnia amica, anche questa di Cadadie Teatro, che arrivava da Cagliari, che ci ha portato uno spettacolo e loro, gli amici di Punes, hanno realizzato appunto questo video dove incontrano i fruitori dello spettacolo. Anche questa è una prerogativa un po' della Bottega degli Apocrifi, cioè fare una programmazione destinata proprio anche ai ragazzi, certo. Quindi non solo protagonisti ma anche, certo, coinvolgere la loro curiosità, la visione, certo, proprio di un pubblico. Ma anche perché riuscire a... la visione ti restituisce quella che è la capacità di guardarti intorno, che poi in sostanza è l'unica... Cioè se dovessi dire che cos'è che fate è forniamo strumenti per guardare la realtà tutti insieme. Credo che la degna conclusione sia la citazione di Calvino delle città invisibili, no? Quando dice l'inferno dei viventi non è qualcosa che verrà. Se ce n'è uno è quello che viviamo tutti i giorni, lo costruiamo tutti i giorni stando assieme. E due modi ci sono per non sentirlo. Uno riesce facile a molti. Tuffarsi nell'inferno fino quasi a non sentirlo più. L'altro è più rischioso perché richiede tensione e apprendimento continui. Scegliere chi e cosa nell'inferno non è inferno e dargli spazio, farlo durare. Credo
che il nostro stare a Manfredonia sia questo. La sintesi del pensiero. E guardiamo allora questo, questo contributo. Mi è piaciuto tantissimo, è stato molto interattivo, cioè molto piaciuto come hanno recitato, come hanno coinvolto il pubblico. Ci ha insegnato che al primo impatto non bisogna mai giudicare una persona, un animale, bisogna sempre conoscerlo prima, conoscere il carattere. È una storia che ci è stata fatta conoscere dai nostri amici, asinai, educatori. È diventato uno spettacolo che abbiamo deciso di fare insieme con Mauro in scena, suonando e portandolo in giro. Tu vivi il teatro? Sì, mi piace partecipare, mi piace essere coinvolta e questa è la differenza che c'è anche col cinema, che magari non puoi interagire, invece col teatro sì. Tu frequenti spesso il teatro? Con la scuola, però le recite serali non tanto. Qualche volta quando ero piccola mi piaceva molto fare gli spettacolini con la famiglia. E qui in teatro vieni con la famiglia? Mi è capitato qualche volta, però non ci vado più da sola, cioè con gli amici. Il nostro lavoro sul territorio è duplice, nel senso che c'è una forte vocazione territoriale, che è quella che ci ha portato a stare qui e a scegliere di abitare un posto. Dall'altro lato invece c'è la vocazione extraterritoriale, quella che porta fuori i nostri spettacoli, che però si fonde completamente con quella che è la nostra stanzialità qui, nel senso che ogni volta che Bottega degli Apocrifi parte, che noi partiamo, è una parte del territorio che parte con noi. Durante l'anno un solo spettacolo riusciamo a far vedere ai ragazzi, non di più, per cui un solo spettacolo non basta per entusiasmarli, per appassionarli al teatro, servirebbe qualche spettacolo in più. Che emozioni ti ha suscitato questo spettacolo? Sinceramente mi ha fatto tornare bambina, ci ritornerei subito, sceglierei anche senza vedere il titolo, sceglierei il primo che mi capita per andare a vedere. Le nostre aspettative sono quelle di continuare a resistere, che poi è un continuare ad esistere. Non puoi fare il teatro se non c'è il pubblico, e il pubblico non ha ragione di essere qui se non incontra un corpo che incontra un altro corpo, perché poi le due menti si parlino. C'era un'artista sarda che si chiama Maria Laini, di cui ho avuto la fortuna di essere amico. Gli avevano chiesto di venire in ospedale per dare la speranza ai bambini che non volevano più fare le cure. I medici non riuscivano a dare queste risposte. Gli artisti, e in particolare il teatro, secondo me, possono dare queste risposte. Il teatro, secondo me, è lo strumento che può dare il segno della sopravvivenza di una comunità. E anche qui protagonisti ragazzi, pubblico in questo caso, però insomma suggellare quella che è una caratteristica proprio della Bottega degli Apocrifi. Io vorrei tornare solo perché voglio concludere insomma ricordando quello che è il progetto In Coro, da cui abbiamo preso le mosse. Leggevo le vostre dichiarazioni un po' sulla stampa in questo momento, cioè: In Coro, a prescindere dai numeri, è comunque un'operazione di successo. Non importa in questo momento guardare quante e quali persone ha raggiunto, ma è importante capire se l'obiettivo è stato centrato, e In Coro lo ha fatto. Certo, perché ha messo insieme, abbiamo detto prima, i diversi progetti, e perché
C'è una frase sempre bellissima di Elsa Morante che dice: è vero, il numero, gli infelici molti sono di più degli M, no? Però lei dice sì, infatti, anche, non l'abbiamo mai detto, l'abbiamo diciamo dato un po' per scontato, che FP cosa fossero, sono infelici pochi e gli M sono gli infelici molti. E lei dice, a un certo punto mi direte che hanno ragione gli infelici molti perché sono la maggioranza. E lei è proprio poeticamente, insomma, incisiva, perché risponde, poi bisogna, cioè, dipende, bisogna stabilire se valgono di più 4 gatti coi coglioni intatti o 4 milioni di castrati, no? Dice lei. E poi un'altra cosa fondamentale è il numero agli M, cioè il numero agli infelici molti, chi glielo dà? E glielo date voi. Quindi in realtà dipende da voi questa grande maggioranza, vi bastereste provare ad essere un po' più felici, no? E spostarvi dall'altra parte. Quindi sì, sui numeri ci ha portato molto a riflettere su questa cosa dei grandi numeri. Però anche l'idea che la condizione della felicità e dell'infelicità siamo esattamente noi, no? Certo. Ed è forse il messaggio più bello che si possa dare ai ragazzi. Ma infatti è una rivoluzione, ovviamente. È un pensiero rivoluzionario. Sì. Luigia, lascio a te... l'augurio, magari anche se vogliamo raggiungere chi non ha ancora conosciuto questa esperienza, che cosa racconteresti? Io penso che sia stato molto importante il lavoro di prendere delle parole di Shakespeare, Elsa Morante o comunque un qualsiasi altro autore e ricercare in quello la nostra esperienza personale, cioè vedere quanto ci riguarda tutto ciò che è stato scritto magari tempo fa, ma che in realtà è attuale. Ed è quello che facciamo sempre in teatro, in ogni laboratorio, no? Proprio questa fase di confronto continuo, no? Che c'è sempre. Appunto, ritrovare quanto questa cosa ci somigli, e ogni volta infatti ci rendiamo conto che ci somiglia molto di più di quanto noi non pensiamo. Quindi quello che diciamo invito a fare anche a chi magari non conosce questo tipo di realtà è appunto di avvicinarsi a tutto questo per vedere quanto in realtà possa riguardarlo, anche se apparentemente sembra molto lontano. Molto distante, sì. La bellezza sarebbe che esperienze di questo tipo raggiungessero anche tante altre città, tanti altri luoghi, no? Che potessero coinvolgere il Noi più adesso, possibile, vero? Questo è nato come autoprodotto, cioè sul nostro tempo libero, è cresciuto grazie ai progetti di residenza della Regione Puglia. E quest'anno, per esempio, ho inserito dentro ai Teatri del Gargano, che è il progetto con cui abbiamo partecipato all'avviso regionale triennale sullo spettacolo dal vivo. Il sostegno della Regione al progetto che cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di raggiungere altre due città, quindi non ci sono solo i ragazzi della città di Manfredonia, ma sono coinvolti anche i comuni di San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis. Questo è perché... insieme si possono fare naturalmente molte più cose e non è possibile che appunto la dimensione, il futuro, cioè i ragazzi, interessino solamente a noi, no? Questo è il chiaro esempio in cui è un sistema che si muove e ha anche una regione di fianco in questo caso. E infatti, e magari verrai qui a raccontarcela anche quest'altra esperienza, in questo caso diffusa ulteriormente, no? Certo. Ecco, coinvolge altre città di Puglia. Grazie Stefania Marrone, grazie a Luigia Armillotta per essere state con me, e io vi do come sempre appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre nostre produzioni, è sul nostro sito teledeon.it, nel canale dedicato di YouTube. Ovviamente siamo su tutti i social, per chi vuole può scriverci, redazione@teledeon.it, anche magari per suggerirci qualche argomento, ma rigorosamente, come sapete, al femminile. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.